Devo fare il monitoring. Pronto, pronto. Io adesso non sento più niente, ma no, ok. Sì, adesso è a posto. Adesso è a posto. Scusatemi, è che devo imparare al volo a far funzionare sto coso. Speriamo che funzioni. Bene. Sì, la cosa che mi piacerebbe, cioè quello che mi interessa di più è che voi controlliate quello che state facendo. Ora, tutte queste cose tipo Cabbage, tipo tutti i vari creatori, eccetera, eccetera, vi fanno perdere il controllo sulle cose, cioè fanno le cose in un certo modo, voi le usate, funziona tutto, ma non sapete. No, non avete la coscienza di quello che state facendo. Questo purtroppo è. Sì, no, no, ma tanto per chiarirci, quando io avete visto, uso sempre opcode vecchissimi, roba, non perché non si possa poi andare avanti, ma perché siamo all'inizio. Dopo andremo avanti su. Comunque, magari. Vabbè, se vuoi per esempio postare la bibliografia per questa cosa. Ok, benissimo.
D'accordo. Allora, oggi, dunque, vi volevo anche dire che per me questi tutorial sono molto complicati da portare avanti perché, cioè, purtroppo il tempo che ho è veramente abbastanza ristretto con tutte le... Quindi adesso questo lo facciamo oggi, probabilmente preferirei farlo i mercoledì dalle 8 alle 10, però questo ve lo devo confermare. Questo dipende molto da altri impegni che ho sempre per il conservatorio, non per altri studenti. Sì, la lezione di storia della musica elettroacustica è adesso per via di come sono fatti i piani di studio, cioè, vabbè, lasciamo perdere, sarebbe per il terzo anno, non per voi. No, questo intendo dire che questo probabilmente è un carico, cioè secondo me fate benissimo a seguirla, io è quello che ho detto anche al maestro Pizzaleo, però probabilmente è un carico di lavoro aggiuntivo per voi che, vabbè, insomma, è aggiuntivo rispetto al vostro carico. Certo, beh, no, ma che sia che bisognerebbe farla a partire dal primo anno è molta più di quella che è calcolata, siamo d'accordissimo. Questo è una cosa appunto che poi vabbè, non voglio, scusatemi, ma siccome stiamo registrando e può darsi che registriamo, effettivamente non voglio dire altro al riguardo, magari ve lo dico offline. Bene, allora vogliamo affrontare aspettate, che adesso mi posiziono dove devo stare e poi condivido lo schermo con voi. Dunque, volevamo affrontare cioè io volevo affrontare con voi il primo esercizio del 23 novembre, mi pare, che era quello, sì, con i suoni concreti. Che era quello che era... Però se per esempio avete domande su quello che abbiamo fatto l'altra volta, ditemelo. No, e spero che questa volta ci riusciamo. No, comunque abbiamo fatto diciamo, abbiamo fatto un esercizio in classe e non l'abbiamo nemmeno finito. Aspettate, sì. Sì, avevamo fatto un po' di oggetti. Ecco, adesso, allora, se volete, adesso condivido lo schermo, così riassumiamo velocemente per Marianna. Poi
poi pubblico tutto quello che abbiamo fatto. Scusatemi, ma io dopo di voi ho 20 lezioni in fila e poi il mercoledì ho avuto. Vabbè, insomma. Vedete lo schermo? Sì, tutto pronto. Ok, quindi quello che abbiamo fatto è. Allora, vediamo un po'. Abbiamo fatto un driver. Allora, l'idea era questa. L'orchestra è molto semplice, è un oscillatore fatto così, con un oscillatore con poi un inviluppo trapezoidale. Mariana, ferma se ci sono cose non chiare, tutti quanti in generale, fermatemi. Quindi vedete, è uno strumento che più semplice non potrebbe essere, ma appunto io questo è quello che voglio. Però c'ha tre parametri da controllare da partitura. Una è l'ampiezza che viene controllata in decibel, una è la frequenza che viene controllata in hertz e l'altra è la durata. Perché ci serve la durata, è una variabile che usiamo qui nell'inviluppo d'ampiezza. L'ampiezza generale e la frequenza la controlliamo qua. Ora, questa cosa qua, quindi diciamo, fatta l'orchestra, vogliamo fare un programma in Python che crea la partitura. Il programma ha un file che è quello che comanda tutto quanto, che è questo driver, il quale importa della roba che abbiamo costruito, di cui parleremo dopo, e questa roba c'ha sostanzialmente due voci, il basso e il soprano, che sono costruiti su oggetti che abbiamo costruito, perché abbiamo introdotto appunto il concetto di oggetti. Gli oggetti sono delle strutture dati, cioè delle strutture di dati che hanno anche quello che si chiama i metodi, cioè delle funzioni che gestiscono questi dati. Una delle funzioni è, per esempio, il metodo TucciSound, che semplicemente stampa delle righe di partitura, e quindi il basso semplicemente è fatto da 5 oggetti separati che creano questi elementi. Allora, il primo parte al secondo, vedete gli argomenti degli oggetti. Queste sono forme triangolari. Gli argomenti degli oggetti sono il tempo di partenza, la durata, la frequenza inferiore. Allora, aspetta, perché vi ricordate com'erano? Erano dei triangoli con la punta all'insù, diciamo, ed erano tutti uguali, quindi semplicemente sono la frequenza inferiore, la frequenza superiore del momento di partenza e poi la frequenza finale, che era la cuspide all'insù alla fine. Compiono delle interpolazioni lineari, per cui sostanzialmente questi sono i dati che servono. Questo è il tempo di partenza del secondo triangolo, il tempo di partenza del terzo e così via. La voce del soprano, siccome erano dei triangoli che seguivano una sorta di altra funzione discendente, qui mi sembra, se mi ricordo bene, che hanno il tempo di partenza, la durata di tutta la funzione, quanti sono i triangoli, che è 7, questi non mi ricordo più cosa sono, aspettate, andiamo a vedere. Tree shape container. Sì, questa è la frequenza 0, quindi questa è al rovescio sostanzialmente. Lo stiamo facendo.
facendo, cioè è la frequenza alta, la frequenza bassa. Ah no, perché questa è la sono le frequenze di partenza e di arrivo della bisettrice di questi triangoli, e i triangoli sono semplicemente organizzati con un range, dandogli un range che è sempre uguale, quindi i triangoli sono sempre uguali e stanno disposti su una retta che scende, in questo caso qua scende perché abbiamo dato una frequenza più alta all'inizio e alla fine. E ok, questa roba qua produce, se io chiamo drive, vedete che qui, al di là di sta roba di Pi Cache, che è una cosa che si crea lui, se voi guardate tutti i file che abbiamo di Python, allora abbiamo driver, che è questo, che è appunto quello da cui parte tutto. Poi abbiamo dei file separati che riguardano gli oggetti che usiamo, quindi abbiamo tree shape, boh, adesso triangolo, ah beh, perché triangolo era un triangolo generalizzato, poi abbiamo linear, che è quella la funzione che ci fa le funzioni lineari. Sì, tree shape è una sottoclasse di triangolo, no? Ok, sì, ok, beh, adesso ne facciamo un'altra bella concentrata. Questa, vedete che questa è una classe, il tree shape è come un triangolo rettangolo, però e a sua volta il triangolo rettangolo mi sembra che sia, allora c'è la classe triangolo che è un triangolo generalizzato, poi c'è la classe triangolo rettangolo che è una classe in cui non c'è bisogno di x1, vedete che qui ci sono i tre vertici del triangolo e sono quindi sei parametri. Qui ce ne sono 5 perché in un triangolo rettangolo, cioè abbiamo costruito il triangolo rettangolo semplicemente dicendo che x0 e x1 sono uguali, quindi il triangolo rettangolo si crea creando un triangolo in cui x0 viene ripetuto due volte qui, perché sono dei triangoli rettangoli che hanno questa caratteristica. Naturalmente non è generale questa cosa, però capite che rispetto, voi avete sempre, vi dovete sempre, vi scontrate sempre con un problema. Se volete generalizzare una cosa, sarà più complicata quella cosa, quell'oggetto lì. Se la volete specializzare per quello che serve a voi, riuscite poi a semplificarla. La cosa, importante da vedere su TreeShape è che TreeShape ha appunto un metodo TucciSound che sostanzialmente emette una riga di C-Sound in cui, per esempio, la frequenza è scelta a caso, perché choose y è un metodo che sta in choose, per esempio. Aspetta, mettiamolo qua sopra. Choice, no, si chiama, come si chiama? Choice sceglie su una. Ah no, questo è boss, questa era una cosa, avevamo fatto delle prove e no, choose why, adesso non so cos'è, questa è una prova che non c'entra niente, forse la potremmo anche cassare. Vabbè, comunque choose why, non so dove l'abbiamo messa, adesso
choose y sta a, è una funzione del triangolo. Quindi sta nel file triangolo, eccola qua, e quindi sceglie una cosa a caso all'interno del triangolo. Ecco, questo per esempio è un buon uso degli oggetti, cioè specializza gli oggetti, ma mantiene per esempio certe funzioni. Una volta che uno ha la classe generale, che è quella del triangolo, per esempio il metodo per scegliere un punto all'interno del triangolo lo mette qui, e questo funzionerà per qualsiasi tipo di triangolo. E questo è un buon esempio di perché si fanno così le cose. Questo, il driver produce, l'ho già prodotta, quindi non c'è bisogno che produce della roba del genere, e questi sono, per esempio, questo è il primo triangolo, che mi sembra che duri 7 secondi o qualcosa del genere. Sì, poi c'è un secondo triangolo e poi ce n'è un terzo a 21, poi forse ce n'è anche un altro, e a un certo punto intervengono altre. Vedete che, ecco, qua quando ricomincia il tempo, lui poi li riordina. Questo è invece, sono i triangoli che scendono, infatti partono da 1524 come valori, 1590, e pian piano scendono. Ok. Questa roba qua era già fatta, forse oggi posso persino provare a farvela sentire, ma la potete naturalmente con questo codice qua la potete ricostruire. Adesso appena finiamo lo committo in maniera che ce l'avete, lo potete. Scusatemi, ma veramente tutta sta roba. Allora, questo è il risultato. Non si capisce molto da qua. Sì, prego. Dove? Ah, giusto. Giusto. Perché no, no, questo è Audacity che produce sta schifezza. No, 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 prego. Fate bene a dirmelo, perché mi dimentico allora adesso invece condivido Audacity, eccolo, lo vedete, no? Forse riesco pure a farvelo sentire, aspetta, non so se lo sentite. No, ma è perché si sentiva aspetta, vediamo se si sente. Lo sentite? Non lo sento io, ma va bene. Sentite che le frequenze acute stanno scendendo piano piano. Questi sono i triangoli rivolti all'insù, no? Adesso diciamo questo, per esempio qui
rispetto al disegno che abbiamo fatto, perché potremmo non essere contenti di, vabbè, a parte che, vabbè, questa è una roba qualsiasi, però vedete che questo è già un prodotto, diciamo, più sofisticato. Le note della parte acuta sono molte, e quindi c'è questa sorta di smearing, no? Come se ci fosse un riverbero. Qui non c'è nessun riverbero, è tutto fatto. E quello che si nota è che rispetto alla nozione di triangolo, no, non abbiamo veramente il senso di un triangolo. Perché? Perché sotto, perché ci aspetteremo, diciamo, più note all'inizio, forse, e meno note alla fine. Quindi questo, per esempio, potreste prenderlo come esercizio di dire: come faccio io a fare più note all'inizio e meno note alla fine? Adesso ritorniamo beh, questo vi lascio a voi cioè, come si fa a farlo? Sostanzialmente dovreste distribuire le note nel tempo. Qui, se ci fate caso, le note nel tempo sono per esempio, in questo caso qua, nel caso del basso, cioè di quei triangoli che fanno, le note sono tutte una dietro l'altra, non sono coincidenti, cioè non ci sono, per dire, insomma, accordi. E invece sarebbe carino fare in modo che, per esempio, ci siano più note all'inizio, no? Poi, man mano che il tempo va avanti del triangolo, le note si diventano sempre più rare. Questo per dare l'idea del triangolo. Noi abbiamo l'idea del triangolo qua è che ci sono, questo è una cosa che dico io, non è che dico che dovete farlo così, ma questo sia nel caso del tree shape container che in questo caso qua, in cui no, scusatemi, questo è solo, no, questo sì, questo genera delle note, quindi le genera con questo step che è calcolato con il range, do range, che è una variabile che è questa qua, cioè misura. Abbiamo deciso che erano 100 note per ciascun triangolo, abbiamo suddiviso il tempo di inizio e di fine e abbiamo distribuito le 100 note equamente dall'inizio fino alla fine. Non è la sola soluzione, no? Potete immaginarvi delle soluzioni in cui dite: questa cosa qua mi rende meglio l'idea di un triangolo. Adesso, questo ve lo lascio a voi come quello che vi vorrei spingere a fare è dire: non era così che lo volevo veramente. Io, perché appunto, se faccio la forma di un triangolo, vorrei rendere più la forma del triangolo. Allora, cosa faccio? Come fare? Eccetera, eccetera. Questa è una cosa che dovete sempre porvi. No, non accontentarvi del primo risultato, dice: ah, guarda che ficata che riesce a fare sta roba, eccetera, eccetera. Va bene così, buona la prima. Dovete non accontentarvi. Bene, andiamo avanti. Tutto chiaro? Insomma, si fa per dire, immagino che sia parecchia roba da ingoiare, però più o meno. Magnifico. Cioè, spero che. Ecco, una cosa da fare, per esempio, è prendere questo codice e modificarlo. Per esempio, come vi ho detto, rendiamo più l'idea del triangolo. Boh, che vuol dire? Chi lo sa? Cioè, a ognuno diciamo,
o anche potete farlo in gruppo, non è che... Ok, no, volevi dire qualcosa, Leonardo? Questa è una possibilità. No, naturalmente sì, potete prendere, ecco, una delle cose che avevo pensato è, per esempio, indirizzare, fare che, perché qui quello che voi avete, come faccio? Aspettate, vi faccio un disegnino. Quello che voi avete qua, però capite che ogni esercizio, questo è un esercizio stupidissimo, è una cosa banale, ma vi pone già dei problemi che sono interessanti, cioè se non vi accontentate del risultato. Adesso condivido lo schermo. Condivido questa application window. Vedete la tablet, insomma la lavagna, diciamo. Ok. Sì, è disastro, ma va bene. Diciamo che dovrei avere il nero, no, non c'ho il nero. Allora, facciamo la nostra solita cosa. Adesso guardiamo uno di questi triangoli, lo guardiamo in grande, quindi lo facciamo così. Adesso il punto è che tutte le nostre note sono scelte più o meno così. Questa è dritta, poi c'è questa qua, no? Poi c'è questa, e sono tutte, durano tutte uguali, cioè è abbastanza limitato come cosa. La cosa è che stanno tutte qua dentro. Ora, per esempio, facciamo un altro triangolo, una cosa che potrei proporvi è quella, non faccio troppo, è quella che, per esempio, le note siano così, cioè glissino, per esempio, nella stessa direzione, oppure nella direzione contraria, non è che... E non solo questo, ma che per esempio qui ce ne siano più di una, no? Cioè che ci possano essere degli accordi, cioè degli accordi si fa per dire, no? Per dare più il senso del triangolo, o addirittura che il triangolo produca comunque una nota qua e una nota qua. Ok, per definire. Beh, per fare una forma, cioè, allora, il punto è questo. Vedete che la casualità, vabbè, intanto i triangoli non sono casuali, però potremmo anche farli casuali, cioè mettere triangoli un po' dove ci pare, eccetera, eccetera. Ma in questo caso qui, per esempio, non li abbiamo disposti casualmente. Questa cosa qua produce come posso dire? Produce comunque una cosa che ha una sua forma. Adesso non ci interessa che sia bella o brutta, capite? Ma ci interessa di capire
quanta casualità vogliamo e quanto invece ordine vogliamo. In questi lavori qua sfrutteremo molto la relazione che c'è tra la casualità e l'ordine. Questo per parlare dal punto di vista proprio compositivo, per tornare sempre da dove vogliamo. Io vi sto facendo questi tutoring per lanciarvi su questi lavori qua nella maniera più semplice possibile, perché ammetto che sono anche le cose più semplici come queste sono comunque un bel colpo rispetto a quello che vi immaginavate. Voi vi immaginavate di mettervi lì e muovere cursori, beh, non è così. Però queste cose qua vi permettono di fare delle considerazioni già di tipo compositivo, capite? E quindi però dovete sempre essere allerta per dire: è proprio questo quello che voglio? No, non mi suona bene, questa cosa ha bisogno di qualcosa di più. E allora, per esempio, dico, vorrei definire meglio la forma dal punto di vista proprio del triangolo. Quindi, per esempio, fare una funzione. Adesso, se io qua devo disegnare la funzione di, per esempio, vorrei che, adesso qui faccio un piccolo sottografico, vorrei che l'abbondanza di eventi, cioè gli eventi non fossero distribuiti così, ma fossero distribuiti secondo questa funzione qua, no? Tanti eventi all'inizio, poi sempre meno verso la fine, no? Questa è un esponenziale negativo, per esempio, quindi è una roba di tipo e alla meno t più b, cioè col passare del tempo questi a e b servono perché dici per darmi questo valore qua e questo valore qua. All'inizio voglio partire con un'abbondanza di eventi, diciamo 50, e alla fine voglio arrivare con 1. Questa è la funzione che mi descrive questo tipo di distribuzione. Quindi sostanzialmente quello che succede è che ci saranno molti molti eventi in questa zona qua e sempre di meno man mano che si va avanti. Ok? Tutti gli eventi saranno all'interno del triangolo, però. Capite? Cioè, questa è una possibile evoluzione di quello che abbiamo fatto. No, questo è esponenziale. No, logaritmia sarebbe al contrario. Logaritmia sarebbe così. Aspetta che. Logaritmica sarebbe pochi all'inizio, è diciamo il contrario di esponenziale, però i logaritmi hanno delle proprietà, cioè vabbè, anche l'esponenziale ha delle proprietà. Questo non può mai essere un zero, questo deve essere diverso da zero, no? E a tempo stesso il logaritmo invece è fatto così, no? E appunto non arriva mai a zero, ok? Perché a zero arriva a meno infinito. Ma guardate che co con gli esponenziali si fa tutto, cioè potete fare l'esponenziale, il rovescio dell'esponenziale, cioè avete quando. Poi non è detto che dovete prendere un esponenziale, potete che ne so, prendere una gaussiana, prendere il lato cancella il lato destro di una gaussiana che è fatto così, no? Cioè potete prendere le funzioni che vi pare, che fa sostanzialmente, non fa la stessa cosa, ma dal punto di vista uditivo, per esempio, potrebbe essere la stessa cosa.
cioè potrebbe non essere molto diverso da così. Ok, voglio andare avanti se non vi dispiace, se non avete altre domande. Questo lo salvo dove dobbiamo salvarlo. Siamo noi. Questo non so dove l'ho messo, ma dov'è? 2020 17. No, questo lo salvo qui che la chiamiamo evoluzione. PNG, poi ve lo metto dentro anche a GitHub. Ok, adesso ricondivido lo schermo di prima e adesso andiamo avanti. Dunque, per andare avanti mi servono dei suoni. Mi servono dei suoni, adesso vado a vedere che cosa c'ho. Prendiamo dei WAV. Che porcherie c'ho. Cosa c'ho? C'ho Ducas. Cos'è Ducas? Esempio, vediamo Bartok. Mi servono due suoni, no? Perché voglio fare l'incrocio tra due cose. Ma sì, ma no, ma ce l'abbiamo tutti, ma il problema è no, mi serve qua, allora facciamoli così. Mi serve roba corta, se no RTS, vediamo come sono i WAV qua. Allora, questo è il più corto. Vedere che cosa c'erano. Ah, questo è Elio, lo sentite? No, no, non lo sentite, va bene. Però no, non è così. Così lo devo vedere. No, strano perché. Ah beh, perché quello lo vede. Aspetta. Ecco, questo è molto breve. Vediamo che cos'è. Vabbè. Non lo sentite, poi dopo ve lo faccio sentire. Scusate, è troppo corto. Serve qualcosa. Beh, questo sugo pronto è una pubblicità, mi pare. Troppo lungo. Vabbè. Non so, cioè, avete dei suoni che mi volete, cioè mi serve una roba di 4, no, no, vabbè, ma questo va anche bene, diciamo. Questo me lo copio qui. Possiamo fare che facciamo. Sì, non è tanto grande e poi c'è un sound logo.
Eccolo questo qua. Io stavo cercando di mandarlo dentro Jack per farvelo sentire, ma qualsiasi, va bene. Allora, adesso facciamoci un driver. Dunque, intanto vi volevo far vedere una cosa, che se questi file li chiamiamo 1 soundin.1, questo è documentato nella documentazione, e soundin.2. Questi si possono accedere da C-Sound con il numero 1 e 2. 1 rappresenta Soundin, cioè quel file là, e l'altro rappresenta quell'altro. Ora, l'unico problema è che questo, no, 1 è mono e l'altro è stereo. Prego. No, ho fatto un link simbolico. Cioè, questa è una roba che si può fare su Linux, o su Unix in generale. Cioè, sì, gli ho dato anche un altro nome, oltre. Però in realtà non va bene. Cioè, per semplificarmi la vita, adesso rimuovo tutto quanto e faccio una versione mono del secondo suono, perché è stereo, quindi lo faccio così: 2012 logo mono punto wav, però gli devo dire qua meno C1, e questo lo farebbe mono secondo me. No, prego. Beh, si può fare in due modi. Intanto puoi farti due strumenti, che è banale fare due strumenti C-Sound, che uno sia in grado di leggere i file stereo e l'altro sia in grado di leggere i file mono, perché un soundin che legge un file stereo non riesce a leggere un file mono, crea come ha visto Leonardo, crea dei problemi, e invece l'altro legge un file mono. La cosa che ho fatto io è: io uso uno strumento libero che si chiama SOX, che come si dice, il toolbox dei suoni, che fa tutte le trasformazioni che volete. Andatevelo a prendere dalla rete. E che, ma sì, beh, la SOX è l'equivalente di SOX per il video, è FFmpeg, che però è molto più complicato da usare. SOX è abbastanza banale. E questo, ecco, adesso è diventato mono. Benissimo, perfetto. Allora, adesso ho due file mono. Se volete, li sentiamo. Allora, facciamo così: questo, rifaccio il link simbolico per il secondo, soundin.2. Questo semplicemente me li richiama. Io posso usare, per esempio, posso fare Audacity if soundin.1, ecco, tutto distorto, vabbè, ce ne freghiamo, non si vede, giusto, non si vede. Sì, allora non si vede, ora ve lo faccio
vedere, questo è il suono che stiamo usando, è tutto distorto, è una roba orribile, è dialetto veneto, dunque questo deve andare così. Lo sentite? Aspetta. Complimenti, è Adesso. un sugo pronto. Come è un sugo pronto? Ma ti sei mangia merda? Ma Lo ti chiama le sentite? puttana? Ma ti sei proprio stronza, va remengo di da norti, vengo fin Genova, ne mangia un. Ok. Sì, forse non è la cosa più adatta. Vabbè, diciamo che lo faremo un cross. Adesso sentiamo quest'altro. Questa è una roba molto più soft. Però questa per farvela sentire, aspetta, allora mettiamo così. Perché così la dovreste sentire. Ditemi se la sentite. No, non la sentite. Ah, ok. Va bene. Allora, diciamo che quell'altro che. Ma avevate sentito anche l'altro? Con tutte le parolacce? Vabbè, facciamo che lo tagliamo, va. Perché è un po' scandaloso. Diciamo che lo Questa è la tagliamo. genovese. O lo sentite voi o lo sento io adesso per qua. Vabbè, va benissimo se lo. Ok, vabbè, lo tagliamo qua. Sono 12 secondi, quindi mi pare che possa andare. No, quello che è interessante, questo è, lo leviamo e lo mettiamo proprio brutalmente, ce lo risalviamo. Conservatori, rimettiamo qua sopra così lo cancelliamo per sempre. Bene. Allora, questo è fatto. Esci da qua. Ok. Non voglio salvarlo. No. Ci sei Marianna? Sì. Ok, adesso torniamo ai nostri polli. Ok, e facciamoci sempre l'orchestra il più semplice possibile. Quindi facciamoci il nostro driver. Adesso io all'una devo smettere, per cui vediamo se riusciamo a farlo in un'ora. Allora, diciamo che qua non so qual è la frequenza di campionamento. Aspettate, vediamo subito. Tra le cose di C-Sound c'è un
software che si chiama Soundinfo, Sendinfo, credo, no? Che mi dice più o meno tutto quello che sta. Ecco, già qua andiamo malissimo perché la sample rate del primo è diversa da quella del secondo, quindi riallineiamo la sample rate del primo che è questa, meno rate 4400 e xxx.wav, sì. È diventata 4400, perfetto. Adesso questa la rinomino sugo pronto e siamo a posto. Ok, quindi la mia sample rate la metto, per semplicità, la metto uguale a quella dei file che ho. E come al solito K-samples lo pigliamo, diciamo, facciamo 10. I canali sono sempre 1 perché abbiamo monoizzato il tutto e benissimo. Il nostro strumento è str 1. Stavolta lo facciamo così. Dunque, cosa ci serve? Ci serve, facciamo che ci serve un'ampiezza, qua mettiamo che lo 0 dBFS è 1 sempre, cioè noi facciamo tutti i file tra meno 1 e più 1, questo qui lo mettiamo come regolatore di ampiezza, amp di BFS, amp di BFS lo mettiamo su P4, su P5 gli mettiamo il numero del file, quindi avremo i file che si incrociano tra uno e l'altro. Adesso facciamo che non usiamo diskin, che è quello che usiamo, quello che c'era prima. Tanto qui non cambiamo, diskin serve quando si cambia il pitch dell'audio, è una specie di campionatore. Qua usiamo proprio la forma più semplice, che è Soundin. Gli si dà il numero del file e gli si dà, ecco cosa dobbiamo mettere. Dobbiamo mettere lo skip. Gli si dà lo skip, sarebbe la variabile che dice quanto lasciare del primo file, cioè quanto, da dove partire nel file, cioè se per esempio uno parte da inizio file, parte dal tempo zero. Leonardo, c'era qualcosa che volevi dire? Sì, questa sì, certo, questa è una maniera secondo me più chiara, nel senso che qui sappiamo, cioè gli argomenti hanno un nome. Adesso qua sono della roba molto semplice e diciamo che non è molto importante. Però quando le orchestre diventano più complicate, allora no, no.
no, 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 non è, cioè si può, ecco, per esempio io la durata la chiamo IDUR, ma è naturalmente P3. Qui mettiamo che la durata la facciamo, cioè facciamo un inviluppo trapezoidale che è lo 0,1% della durata, ok? E poi qua c'è la durata e lo facciamo anche perché qua le durate saranno piuttosto, ma no, non saranno lunghe, ma insomma. E qui tiriamo fuori il nostro risultato. E basta. Fine. Adesso questa è una cosa che dobbiamo decidere. Cioè, in questo caso qua, non lo fa. Adesso vi faccio un disegnino su, riprendiamo quello che cioè, vi faccio un disegnino per specificare quello che andiamo a fare. Allora, prendo qui sempre lavagna, ma non ce l'ho la lavagna, mi pare. Aspetta, la devo far partire. Quello che noi andiamo a fare è sostanzialmente questo. Abbiamo due suoni. Adesso faccio un esempio in grande. Questo è il primo suono. Questo è il secondo suono. Allora, qui diciamo, facciamo che il secondo suono entra piano piano, quindi c'è una fetta piccola, no? Rispetto alla fetta grande. Adesso, se facciamo un ingrandimento di questo, noi possiamo decidere, come faccio a fare l'ingrandimento? Per esempio, così, se ingrandiamo questa parte qua, andiamo a vedere che abbiamo sostanzialmente questa situazione. Adesso in realtà non è abbiamo questa situazione, scusatela. Noi possiamo avere o questo, questa è la nostra, no? Oppure possiamo decidere di fare, questo. Ok? Cioè, tenete conto che questi tempi sono molto brevi, perché sono lo 0,1% della durata in questo momento. Quindi c'è caso che non si senta un granché, cioè non si senta molto la differenza. Però cosa decidiamo? Ci piace di più questo qui? No, questo tempo qui è molto breve. Oppure volete farlo incrociato? Come lo volete fare? Il rosso è incrociato. Non so. Beh, la cosa è facciamoli tutti e due. La risposta. Perché
questo è incrociato, sempre volere tutto, no? Come i bambini. Ma è giusto così. Allora cominciamo col fare quello non incrociato. Questo è non incrociato. Così ci ricordiamo, se no poi andiamo a guardare questi disegni. Ok, salviamo questo. Oh, anzi, sì, lo salviamo, ma Osservatori Roma, sapete cosa? Adesso mi metto, me lo salvo sto indirizzo così. Students, corsi, TR1. Ah, questo l'avevo messo. Porca miseria, vabbè. D'accordo. E questo è incrocio. PNG. Aspetta però, questo lo vorrei salvare, se può. Salvato. Non mi dire che l'ho perso adesso. Succede? Lasciamo perdere, sono proprio impedito con sta roba qua. Salvo questo, buonasera. Ok. Non lo chiudo più, quindi però facciamo lo stop dello sharing e torniamo al nostro bene. Allora, questo è il nostro driver. Adesso noi ci facciamo come sempre un driver in Python per scrivere la partitura. Ora, qua quali sono secondo voi gli oggetti di riferimento? Cioè, che oggetto dovremmo farci? Oggetti dovremmo farci? Io proporrei iperboli, perché? Io proporrei l'oggetto sound file, cioè, perché? No, cioè, perché questa è la roba che abbiamo, no? Allora, l'oggetto sound file che cosa c'ha? C'ha, bisogna dirgli qual è il sound file, no? E gli proporrei di farlo col file number, cioè col numero del file, chiamiamolo num file. E poi l'altra cosa che sarebbe utile da sapere, secondo me, è la durata del file. Cos'altro ci serve? Boh, per il momento niente, ci vuole sempre il self all'inizio, che io dimentico regolarmente. Ok, e questo qua se li salva come variabili di stanza. File e self, non so, io vi sento bene. Aia.
figlia Marianna, mi sa che è un problema tuo. Ok, direi questo. Adesso bisogna decidere se, per esempio, nella classe sound file ci mettiamo un oggetto Tucci Sound, ma forse no, perché l'altro oggetto che vorrei fare è l'oggetto crossfader, cioè quello che prende due sound file e fa il crossfade alla Bergman, diciamo, come dicevamo. Quindi farei un oggetto crossfader.py. Allora, crossfader.py è un oggetto che, come abbiamo detto, prende due sound file. Questo, se volessimo essere più chic, faremo un oggetto più generale, e poi il Bergman Crossfader sarebbe un sottoggetto di questo, ma per il momento ce ne disimportiamo. E questo che proprietà, cioè quali sono i dati che vuole? Io propongo che vuole due sound file, S1 e S2. Cosa ne dite? Appunto, quindi questo è sound file 1 e S1 e self sound file 2 è S2, dove gli oggetti sound file sono questi qua. Non so se qui è il caso, sì, forse qui è il caso di importarli, quindi from sound file import sound file, in maniera che sappiamo, dentro questo file sappiamo come funzionano i sound file. Adesso a questo punto io farei un metodo che non sappiamo ancora come funziona, che si chiama crossfade, che fa tutto lui, basta. Poi decidiamo come farlo, per il momento non lo implementiamo. E un metodo, secondo me, che fa Tucci Sound, che stampa. E questo metodo qua, adesso vedremo com'è fatto. Anche questo vedremo come è fatto, e poi facciamo un ultimo metodo per semplificarci la vita, che è output. Ok, ed è un terzo metodo. Allora, qual è la questione? Secondo me, dobbiamo aggiungere un'altra variabile dentro. No, non dobbiamo aggiungerla. Dunque, no, sto pensando a come fare questa cosa. Allora, il crossfade che cosa vuole? Vuole il primo oggetto, no? Poi un piccolo frammento del secondo oggetto, poi il primo oggetto di nuovo, poi di nuovo un piccolo. Quindi ci sono due funzioni, diciamo, lineari, una discendente e una ascendente, sulle durate con le quali si fanno queste cose qua. No? Io devo mettere la durata. Devo mettere la durata,
minima possibile. No, sto ragionando sul fatto che il sound file mi serve di mantenere uno skip e quindi qua io praticamente mi creo un array in cui inverto, cioè in cui metto un oggetto che è più complicato del sound file, che è la combinazione, ed è un array. Io comincio a mettere qui dentro il metodo crossfade, metto la combinazione, ma la combinazione è fatta di oggetti che hanno dentro il sound file, lo skip time e la mini durata di quel sound file. Non so se è chiaro quello che sto facendo. Ditemi sì o no. Allora, io adesso qua creo un altro oggetto che si chiama, io lo creo sotto, in realtà potrei crearlo in un file separato. Allora, facciamo un file separato, splittiamo ulteriormente, che è il sound file fragment, cioè il frammento di sound file. Sì. Il bello dell'object oriented è bello di fare le cose in questo modo, cioè di farle con file separati. Se volete, cioè una volta che avete un oggetto, ne fate quello che volete. Ok? Sì. Te lo proibisco formalmente. No, no, nel senso che sì, tutto si può fare, ma in realtà, cioè, questo vale la pena di fare quando uno sviluppa un suo metodo compositivo per cui usa sempre le stesse cose. Però appunto, per esempio, io non uso mai le stesse cose, faccio sempre tutto diverso, no? Sì. Ebbene. No, io te lo vieto di farlo, diciamo, negli esercizi che vi do io. Dopodiché uno a casa può fare quello che vuole, per carità. Il punto è che io voglio fare cose sempre diverse, cioè proprio al contrario di quello che appunto è questo tipo di meccanismi, che pure è utile, non è che sto dicendo che è sbagliato. Il punto è che quello fa uno, ognuno si fa gli oggetti suoi, no? È come se uno si fa le ricette di cucina fatte sempre con gli stessi ingredienti, no? Allora uno si fa la dispensa di ingredienti e dopodiché mangia sempre le stesse cose. Io qua voglio fare esattamente il contrario, ogni volta si mangia roba diversa. Capite? Non è che una cosa è sbagliata oppure. Allora, qua c'è un oggetto che prende il sound file come l'abbiamo creato nell'oggetto sound file, e però aggiunge delle variabili di skip e delle variabili di durata che sono
all'interno, qua si potrebbe fare per esempio il check che la durata non sia maggiore della durata del file, però diciamo che per il momento lasciamo perdere per semplicità. Ok, a questo punto io c'ho, e per esempio abbiamo fatto la funzione lineare nell'altro, tanto per riprendere, adesso chiudo tutto qua, chiudo tutto ci copiamo la funzione lineare che abbiamo fatto lunedì scorso, perché quella è già fatta, funziona, non vedo perché non la dobbiamo usare, ce la copiamo qui. No? In maniera che possiamo nel crossfader usare quella funzione lineare. Cioè abbiamo una funzione lineare discendente che è legata alle durate del primo suono, e una funzione lineare ascendente che è legata alle durate del secondo suono. Ok? Quindi, qui ci mettiamo allora qua dobbiamo importare i frammenti. Poi vediamo se dobbiamo importare anche perché il crossfader crea questi frammenti. Poi vediamo se allora qui mettiamo anche boss, mettiamoci anche sound file e poi da linear importiamo linear. Non scrive più. Ci siamo. Adesso qua come facciamo? Facciamo due funzioni lineari. Allora, forse qua ci vorrebbe anche come dato la durata in cui avviene questo crossfade, che potrebbe essere una cosa che ci ricaviamo. Per esempio, potremmo dire che la durata, no, la durata totale di tutto il processo, ok? No, no, questo adesso lo definiremo, però la durata totale di tutto il processo io propongo che sia, diciamo, il 60% della somma delle due durate. Siete d'accordo? Insomma, esce quello che. Cioè, adesso questo è una decisione che prendiamo così, ma insomma, eh? Possiamo anche metterla come argomento. Facciamo la percentuale della durata totale, che chiameremo opportunamente PDT, ed è calcolata così: self.soundfile 1 più self.soundfile 2 moltiplicato PDT, dove PDT deve essere tra 0 e 1, perché per esempio 0,6 è il, cioè
se io metto, che posso dire, 0,5 qui, sostanzialmente incrocio i due file sulla media delle durate, no? Se metto 0,6 è un po' più della media e così via. Ok? Oh, in tutto questo noi abbiamo due funzioni lineari, quella discendente e quella ascendente, che devono andare, diciamo, da un tempo 0, cioè facciamo quella discendente. Quella discendente deve andare da un tempo relativamente grande dei frammenti a un tempo 0, no? Quindi per fare questo, vabbè, questo non è detto che lo dobbiamo mettere qua, ma lo mettiamo nel processo di crossfade. Allora, il processo di crossfade come funziona? Funziona così, che facciamolo per il momento come un while infinito, poi quando è che, quindi questo è un while infinito, che interromperemo quando abbiamo finito, appunto, e vediamo. Ecco, no, dobbiamo definire quanto è lungo il primo, facciamo, e anche l'ultimo frammento. Allora, questo potrebbe essere il primo e l'ultimo, first frag e anche last frag. Cioè, questo, il primo frammento è quello del primo suono e l'ultimo frammento è quello del secondo suono. Sono comunque, li pigliamo come, no, allora sono diversi, facciamoli. Sono la durata del primo suono. Ora, questo dovrebbe avere un metodo dur, però siccome questo dovrebbe avere, ce l'ha il metodo dur o durata? Sì, c'è il metodo durata. E facciamo che lo moltiplichiamo per un fattore, cioè è il primo frammento è un decimo o anche meno. Un ventesimo, il 5% della durata, no, facciamolo di un decimo, no? Questi, ecco, questi sono dati compositivi, cioè sono le cose che uno sceglie. E il last frag è invece il self sound file 2 durata sempre per 0,1. Ok. Nel frattempo il frammento del primo va verso 0, diciamo, e il frammento del secondo parte da 0. Ok. Allora, a questo punto che cosa facciamo? Calcoliamo le durate legate ai frammenti e le accoppiamo 2 a 2, quindi la dur frag 1, il primo frammento, cioè il frammento del primo suono, è ah no, ecco, qui il tempo deve andare avanti, il tempo parte da 0, facciamo, e il while non è while true, ma while t è minore di self durata totale, d'accordo? Dur frag
adesso si calcola così col tempo t e lo calcoliamo con la funzione lineare che ce la leggiamo un attimo per ricordarci com'era. La funzione lineare vuole sapere, allora, al tempo t quanto vale x0. Beh, in questo caso qua questa è la funzione discendente. Il tempo 0 è 0, il tempo cioè y0 è 1 perché è l'ampiezza, no, scusatemi, dunque al tempo 0 y0 è first frag, no? Perché qua stiamo calcolando il tempo della durata della cosa e al tempo 1, il tempo 1 è self sound file 1 durata. E questo è quando finisce il suono e questa la mettiamo a first frag. Il y0 deve essere 0. Lui passa dalla durata iniziale fino a 0 nel tempo della durata del suono. Ok? Il durfrag 2 si muove al contrario e passa da 0 nella durata del secondo suono fino al last frag. Quindi sono due funzioni lineari incrociate. No, perché il primo allora, il punto qual è? È che il primo frammento, adesso facciamo il primo frammento, no? Il primo frammento parte da 0, effettivamente. Qui dobbiamo solo decidere se il secondo frammento parte effettivamente da 0 o parte da durfrag 1. No, più che altro è il t. Cioè, ecco, questa è la questione, che qui cambia il T. Cioè, il T qui dovrebbe essere durfrag 1 perché lui non c'è all'inizio. All'inizio c'è solo il frammento 1 e quindi dopo il frammento 1 io devo calcolare come è fatto il mio frammento 1, no? No, 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 ma è che qui la faccenda si sta complicando. Ok, adesso il frammento 1 è in realtà un oggetto di tipo sound file frag. Aspetta che lo mettiamo qua sopra. Sound file fragment. Quindi è sound file fragment e qua gli devo dire qual è il suono che quindi è self sound file 1 e poi gli devo dire qual è lo skip time. Lo skip time nel caso nostro è t del frammento 1 e poi gli devo dire qual è la durata. La durata è dur frag 1. Bene. Ok,
Ok, qui. No, aspetta, questo non è giusto, qua devo fare t più Durfrag 1, che lui deve andare avanti. E invece frammento 2, questa è la stessa riga sostanzialmente, solo che col frammento 2 e col suono 2, e questa è lo skip time, è t più Durfrag 1 e dura Durfrag 2. Ok? A questo punto io appendo i due cosi dentro i due nell'array combinazione, faccio self.combinazione. Append the frag 1 e poi appendo frag 2. Dopodiché devo far avanzare il tempo, no? Il tempo t deve andare avanti di secondo me Durfrag 1 più Durfrag 2, perché ne facciamo due alla volta. 1 più Durfrag 2. Siamo d'accordo? Ci siete ancora? Vi ho ammazzato tutti? Ok. Come va, Marianna? Ecco, mi dispiace, non so bene. Vabbè, comunque, in queste cose qua, magari appunto, se vi aiutate poi tra voi a capire le cose, è un bene. Ok, allora io quello che succederà alla fine di questo crossfade è che ho l'array self.combinazione pieno di roba, pieno di sound file fragment. Ok? Ora, se io qua nel sound file fragment, dovrei avere, ecco, una cosa che non ho qui e che forse devo mettere è qual è il tempo a cui faccio le cose, cioè l'action time. Io ce lo aggiungo e qua aggiungerò, qui ci va il sound file, il tempo t, no, in realtà qui mi corrisponde allo skip. Ma in questo caso corrisponde allo skip, ma in questo caso qui no, effettivamente il tempo t corrisponde allo skip. Però questo è solo nel caso in cui il crossfader viene fatto all'inizio. Sì, allora aspettate un attimo, qua c'è un errore di congetto. Se il crossfader io lo voglio fare, che ne so, dopo 20 secondi, perché ce n'ho vari, per esempio, qui devo mettere un action time, perché è un dato che mi manca, e qua devo fare, che questo me lo salvo. Ora, la durata totale è comunque così, e quando io vado a fare il crossfade, questo è self.at. Quindi t
è fatto così, però questo adesso deve essere self.at più la durata totale, che potrei anche scrivere così, land time è questo, self.at più self durata totale. Ok, che ore sono? Ai ai ai. Adesso qua bisogna vedere un attimo com'è la questione, perché la funzione lineare non può essere fatta così, ma forse sì, forse può essere fatta così, perché comunque io qua gli do il tempo. Ecco, qua questa è la questione, è che lo skip time è lo skip time all'interno del file. Questo è il tempo t, va bene, ma lo skip time all'interno del file è t-self a t, cioè è il tempo, però come se io partissi dal tempo 0, e questo qua è, va bene, t più dur frag 1, ma qua è t più dur frag 1 meno self e a t. Cioè, così lo generalizzo. Quindi va bene, quindi qua adesso quello che ci serve è sostanzialmente che facciamo un metodo toCSound cioè che sostanzialmente ritorna una stringa, e quindi qua facciamo return la nostra solita stringa di CSound i1 %8.4f, poi qual erano i, non mi ricordo più, usiamo questa come ci abbiamo P5, no, P3, il P4 è allora P3 è la durata per 108.4f, il P4 è l'ampiezza per 100 più 5.2 F, perché questa la metteremo fissa per il momento, poi vedremo. Poi cos'altro c'è? Numero, lo skip, no, il numero del file che è 1 oppure 2, quindi non è che c'ha molto da. E poi per 100, e l'altra che cos'è? È lo skip time, che è un 8.4f. Allora adesso qua ci dove stiamo? Qua ci vogliono tutte le variabili del caso, quindi il self.at è l'action time. La durata è self.dur, lo skip time, no, adesso ci va l'ampiezza direi che la mettiamo a meno 3, facciamo, tanto non si incrociano per il momento, l'ampiezza per il momento la saltiamo, quindi qua cosa ci va ancora? L'ampiezza. Il numero del file che è self.soundfile. Punto cos'è? Numero file, non me lo ricordo più, non c'ho una memoria che fa sound file. Il numero del file si chiama self.numero, self.soundfile.numero, e poi lo skip time è self.skip. Ok, ci siamo.
siamo. Quindi questo mi manca una parentesi qua, ok, a posto. Quindi io sostanzialmente quello che faccio è prendo for L in self.combinazione due punti, cioè prendo tutte le combinazioni e stampo la riga di csound che è così realizzata, no? Faccio print di L, no? Non c'è nemmeno bisogno di questo metodo che è inutile. Ok, siccome abbiamo gli ultimi 5 minuti, proviamo a far girare questa roba. Per far girare questa roba, faccio appunto quello che dicevo, facevo un file driver.py e importo il crossfader. Adesso qua mi creo un crossfader, come me lo creo? Me lo creo così. Ah no, mi devo creare prima i due file, quindi mi serve from sound file import file e qua mi creo S1 uguale sound file. Adesso qui devo ricordare. Dunque, aspetta, il primo file, no, ma quello lo chiamiamo numero 1 adesso. Aspetta, facciamo splittiamo ulteriormente. Ecco, ci vuole il numero 1, quindi è il numero 1 e la durata la ottengo facendo send file sound in, no, punto 1, no, send info, la durata è 12,181 secondi, vedete sta scritto qua. Ok, quindi 12, qua questo si potrebbe fare una, cioè ci sono librerie di Python che leggono i WAV, lo potete anche fare in maniera automatica una volta che, però per il momento per semplificare la cosa non lo usate. E il secondo sound file è il numero 2 e dura, questo è sound in 2 e dura 4,056 secondi. Ok? Quindi poi creiamo un crossfader che che c'ha S1, S2, comincia al tempo 0 e facciamo che li incrociamo a 0,6, 0,5, dove volete, e potete fare anche fare varie prove così, e dopodiché spariamo fuori l'orchestra, facciamo CF to Sound e fine della storia. Adesso bisogna vedere che funzioni. Ah no, il problema è questo, che questa roba qua deve fare
comunque deve chiamare la funzione crossfade quando si crea, perché altrimenti la dobbiamo chiamare lì sopra. Se noi vogliamo chiamare subito la funzione toCSound, questo crossfade bisogna farglielo fare dentro l'inizializzazione. Chiaro? Ok, proviamo a vedere se funziona. Questo è quello che abbiamo messo su. Python, adesso aspettatevi che ci siano un po' di errori. Ecco, già molto bene, non fa niente. Molto bene. Perché non fa niente? Ah no, cosa abbiamo fatto? No, dobbiamo fare driver, che stupido. È chiaro che non fa niente, però vuol dire che non c'ha errori il crossfader, che è già molto più di quello che mi aspettavo. Ok, adesso qua c'è un primo errore. No, invece non è vero che non ha errori. Sì. C'è un errore che capisco bene. Vedete che c'è. Io ho usato, non ho usato durata, qui ci vuole il metodo durata, no? Ne sono qua. Quando calcolo la durata totale, io qua prendo il sound file, ma no, non devo prendere il sound file, devo prendere le durate. Ma io pensavo, l'avevo fatto apposta perché ve ne accorgi. No, ecco, anche qui c'è un altro errore. Che non è durata. Ok, vediamo un po'. Molto bene, mi fa vedere, cioè lo stampa, ma stampa solo l'oggetto. Ma perché dunque? Ah, perché io devo stampare il L2C sound, cioè quello che il frammento che mi ritorna, la stringa che mi ritorna il frammento. Eccolo. Ragazzi, sì, non ci posso credere, ma l'ha fatto. Vedete? Ok. Come non proprio? Ha fatto la partitura, come sarebbe non proprio? L'ha fatta. Guardate, tra l'altro sembra persino quasi giusta. E certo che stiamo qui a. Allora, questa la ridirigiamo verso un file e facciamo girare CSound con il driver.org. Guardate, sono fuori di 2 minuti, eh. No, ecco, lì non succede proprio niente. Invece sul driver.org c'è un problema con questo, qui alla riga 5. Non è così, non è 0 dbfs, è con la D maiuscola? No, non mi ricordo. NC, no, 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 NC Channels, boh, sembrerebbe giusta. No, mi sembra proprio giusto. Aspetta, pigliamo quella dell'altra volta che funzionava. Questa è quella dell'altra volta. Mi sembra uguale. Mi dice che non gli piace. Ah, no. Non è zero. Qui ci ho messo la O, mi sa. Cioè, c'è un puntino dentro. No. No,
con la O, perché io lo vedo su quello vecchio. No, no. Allora, questo è lo 0. No, no, è sbagliato qua. Ci ho messo la O. Non si vedeva, eh? Questo è veramente. Non si vedeva proprio. Vediamo. Olè. L'abbiamo fatto, però. L'abbiamo fatto, però uno. Boh, vediamo. Vediamo cosa viene fuori. Adesso vi. No, manca tutto, cioè ci sono un po' di variabili. Adesso ve lo faccio vedere. Magari lo cerchiamo pure di ascoltarlo. Lo sentite? Io non. Di questa pista. Allora, qui manca qualcosa, ovviamente. Voi lo sentite? Io non sento niente, adesso me lo metto in maniera che lo posso sentire anch'io. Scusate, lo metto in loop continuo. Così lo sento. Di questa pista. Vabbè, chiaramente c'è qualcosa che non va. Mi pare dunque che questa prima parte funzioni. Cioè questa parte qui, questa mi pare di un frammento e quella di un altro, però poi nella progressione la roba non funziona più, quindi c'è probabilmente un problema con l'evoluzione del tempo, non è calcolato bene, ok? Però su per giù qualcosa succede, il che è già più di quello che mi aspettavo, sinceramente. Ok. Sì. Bene. Questo mi rendo conto che è roba molto veloce Vabbè, mi rendo conto che è una cosa molto veloce, però spero di avervi, insomma, più o meno dato l'impressione di come funzionano le cose, cioè cosa si può fare. Adesso questa cosa qua, per esempio, l'esercizio potrebbe essere quello di cercare di correggerlo. Farlo funzionare. Adesso vi salvo subito sia la cosa che abbiamo fatto lunedì che i materiali che abbiamo fatto adesso, e quindi poi potete lavorarci sopra e boh, ci vediamo lunedì prossimo. Prego, prego. Arrivederci, buona giornata. Okay. Sì, 21 sì, poi basta, poi facciamo la pausa. Beh, per voi sì, io poi farò anche il 22, ma poi basta.
Qui questa cosa che se le lezioni si fanno online non ci sono più vacanze, non c'è più niente, ma invece.